Ciao amiche e ciao amici, come capire se ancora innamorato o innamorata dell'ex? Questo video per rispondere a Steffi che mi segue su YouTube e che teme che il suo ragazzo sia ancora innamorato dell'ex o comunque il ragazzo che gli interessa. Allora, è abbastanza semplice capirlo se tu sai fare le cose giuste e non presti attenzione a quello che lui dice, perché è evidente che da un punto di vista logico, se tu dici a una persona è vero che sei ancora innamorato dell'ex, ti dirà di no, per diversi motivi. Beh, se sta con te è ovvio che ti dice di no perché cretino non lo è, ma anche se non stesse con te ti direbbe di no lo stesso. Per quale motivo? Perché non vuole precludersi delle possibilità a livello logico e poi perché la parte logica rifiuta un po' questo concetto, perché non è la parte logica che magari è innamorata, è sicuramente la parte emotiva. E allora, come devi fare per capire rapidamente se sei innamorato dell'ex? Basta parlare dell'ex in generale. Beh, non lo so, potresti dirgli qualunque frase che riguarda l'ex, potresti dire: e allora com'è andata con tua ex? Oppure potresti dire ti risenti, senti, ogni tanto ti senti col tuo ex, per dire. No, qualunque cosa che riguardi l'ex, non importa cosa. Senza ovviamente sembrarsi lanti, una frase buttata lì. Se in sincronica risposta alla parola ex lui ti dà un segnale di gradimento emotivo, significa che è innamorato ancora dell'ex. Magari a livello logico-razionale non ne vuole più sapere, ma la sua parte emotiva è comunque ancora coinvolta con l'ex. E quali sono i suoi segnali di gradimento? Beh, sono tantissimi. Tanto quello più semplice, si tocca la bocca, si porta la mano alla bocca, viene in avanti, esibisce i polsi, se era chiuso si apre, le pupille si dilatano, si porta una mano all'orecchio. Sono tantissimi i segnali. Se noti un segnale di gradimento, oppure anche a livello logico, sto tema dell'ex, piuttosto che no, ma cosa parli l'ex, però inizia, continua a parlare al negativo dell'ex, te ne parla al negativo. Anche quando magari tu non gli dici niente, lui dice è uno stronzo, uno stronzo, ti parla al negativo, non importa, la parte emotiva, la negazione non la conosci. Se capita questo, devi sapere che è ancora innamorato dell'ex, il che non significa che non starà con te, che non ti lascerà. Però emotivamente è ancora coinvolto, quindi se l'ex schioccasse le dita, lui probabilmente ritornerebbe. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità, come Steffi, di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. In più, se il video ti è piaciuto, metti un mi piace, condividilo con i tuoi amici su Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube o dove vuoi. Ciao!